Oggi, per gli amanti dei cocktail, prepariamo la sangria, una bevanda veramente gustosa di origine spagnola a base di vino rosso, frutta e spezie. E se ancora non l'avete fatto e vi fa piacere, iscrivetevi al mio canale YouTube e attivate la campanella per vedere i miei futuri video. Iniziamo e puliamo mele e pesche e le tagliamo in dei cubettini di 1-2 cm. Quindi mettiamo tutto all'interno di una ciotola capiente dove successivamente metteremo anche gli altri ingredienti. Mettiamo lo zucchero, il brandy, mescoliamo per bene, copriamo e facciamo riposare per almeno 40 minuti. Adesso lavate per bene la buccia degli aranci e del limone, se possibile usate frutta biologica, quindi le tagliate in fettine da circa mezzo centimetro e successivamente ogni fettina in almeno 4 spicchietti. Quindi passiamo al resto della frutta. Io in questo caso ho usato fragole e more, ma potete usare la frutta che più volete. La tagliate sempre in cubetti e la unite al resto. Mettete il tutto nella ciotola principale. Ho mescolato ancora e ho aggiunto il vino rosso, mi raccomando buono e non troppo dolce, la gazzosa, le foglioline di menta spezzettate, la polvere di vaniglia, ma se volete anche pasta di vaniglia, le stecche di cannella e i chiodi di garofano. Ho mescolato ancora, ho coperto e ho lasciato in frigorifero per almeno 3-4 ore. Più riposa e più sarà gustosa. E la nostra sangria, bevi e mangia ovviamente la frutta, è pronta per essere servita e gustata fresca.